riflettendo sui perché di questo incontro di oggi, ho concentrato il mio pensiero su alcune parole. Anzi, direi che sono state loro a venirmi incontro con naturalezza, ragionando sull'autonomia. E queste parole sono nostalgia, pazienza, patria, libertà. Alla nostalgia ho pensato mentre venivo qui in questa piazza in cui i segni della nostra storia si sovrappongono. Ci sono le radici romane, c'è il nome di Battisti, ci sono i segni degli anni drammatici del fascismo e del suo centralismo violento e umiliante, c'è il ricordo dei momenti più esaltanti dell'Asar. Nostalgia, una parola che può essere letta in due modi. La nostalgia di un passato lontano che viene mitizzato fino a trasformare la realtà di un tempo in una consolante bugia. Oppure la nostalgia di qualcosa che si è perso o che con l'andare del tempo è scolorito ma c'è ancora e può tornare in vita. Ecco, a questa nostalgia ho pensato e sto pensando. La nostalgia di un Trentino che al termine di una guerra mostruosa ha voluto essere autonomo per difendere uno stile di vita fatto di serietà, laboriosità, moderazione, ragionevolezza, sobrietà, paura di ostentare la ricchezza, non solo per suscitare invidie, ma soprattutto per non offendere chi ha meno. Questi erano e devono tornare ad essere i pilastri della nostra civiltà alpina. Di questi ho nostalgia. Non sono valori scomparsi. No, dire questo sarebbe una delle tante troppe falsificazioni, per non dire menzogne, che vengono dette su di noi. Però non c'è dubbio che, siccome va fatto, dobbiamo ricercare le radici più vive dell'autonomia, è qui che le possiamo trovare. L'identità più vera sta in questa nostra anima, che non possiamo negarlo, in parte è stata oscurata, forse inevitabilmente dalla modernità. Ma in questi giorni ho pensato spesso ad un'altra parola, e questa parola è pazienza. La pazienza con la quale questo nostro popolo ha sopportato umiliazioni, ha sopportato umiliazioni che la dittatura ha inflitto a questa terra, ha sopportato la povertà. Il nostro presidente nei giorni scorsi ci ricordava che il nostro PIL era inferiore a quello della Calabria subito dopo la guerra. La pazienza con la quale l'autonomia è stata costruita, la pazienza con la quale si è superato uno scontro etnico che avrebbe potuto trasformare questa, che è una delle regioni più civili d'Europa, in una sorta di Irlanda del Nord o di Paesi Baschi. La pazienza che serve ancora oggi a sopportare le menzogne. Le critiche sono tutt'altro cosa e forse sono salutari. Le menzogne che vengono diffuse sul nostro autogoverno e la nostra società. La pazienza che serve per dire che non siamo qui oggi per dare una risposta ai media nazionali o ai loro attacchi o a chi ce l'ha con noi per l'invidia. La pazienza che serve per dire invece che oggi siamo qui per riannodare i fili di una storia che abbiamo spesso dimenticata, dandola per scontata. Qui per iniziare di nuovo un percorso di consapevolezza e quindi per iniziare anche un severo esame critico su noi stessi. Penso insomma che le difficoltà che stiamo affrontando e che affronteremo, le accuse ingiuste, le caricature che vengono fatte della nostra autonomia, possono essere un'opportunità, l'opportunità di diventare più adulti e quindi più consapevoli di noi stessi. La maturità che serve a dire siamo stati bravi, ma possiamo esserlo ancora di più senza assumere un tono spocchioso da primi della classe. Altra parola alla quale ho pensato molto in queste ore è patria. E ho riflettuto sulla patria partendo dalla mia responsabilità di Presidente del Consiglio delle Autonomie. Quindi ho pensato alla patria partendo dalle autonomie locali, dai comuni. L'Italia della quale rimaniamo fili fedeli, ora più che mai in questo momento drammatico dell'economia, è stata la terra dove l'autonomia dei comuni,
l'humus più fertile per ogni autonomia si è sviluppata ed ha raggiunto vertici di civiltà che costituiscono la fibra più forte dell'identità italiana e con questo anche dell'identità trentina. Per questo ritengo che il centralismo sia il tradimento più profondo della stessa identità di questa nazione. La nostra missione è anche questa, mostrare agli italiani come le autonomie possono riportare l'Italia nel ruolo che le spetta in Europa, mostrare al Paese che quell'Italia che potrebbe essere e di cui tanto si parla si sta realizzando qui in questa terra grazie all'autogoverno. Ultima parola è libertà. Abbiamo bisogno di dare un nuovo senso a questa parola, sposandola indissolubilmente con la responsabilità. Libertà e responsabilità nella gestione dei nostri comuni, delle nostre comunità di valle, nel governo della provincia, certo, ma la libertà e le responsabilità politiche sono figlie della libertà responsabile degli individui e delle famiglie. E per rendere libera e responsabile la nostra gente abbiamo bisogno di una grande opera pedagogica, di educazione capillare della nostra gioventù, di uno sforzo non solo tecnologico e culturale, ma anche spirituale, per far sì che la gemma dell'Alpe di cui parla il nostro inno sia davvero una gemma di civiltà per il Paese, per la nostra Europa, di cui siamo figli orgogliosi, e viva l'autonomia, e viva il Trentino. Ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione e sono molto onorato di essere qui a dar voce alle comunità che esattamente 4 anni fa, era il 10 marzo del 2008, con un referendum chiesero di poter ritornare in Trentino. Per tanti secoli avevano fatto parte del Principato Vescovile di Trento e del Sacro Romano Impero di Germania, dell'Impero Austro-Ungarico, del Tirolo ed infine della provincia di Trento. E già dal 1914 condivisero i tragici momenti della Grande Guerra, alla quale pagarono un enorme tributo di sangue. Poi con un semplice decreto vennero aggregate alla Lombardia e al Veneto. E così nel 1929 Piedemonte e Casotto, corrispondenti all'odierno comune di Piedemonte, passarono alla provincia di Vicenza e nel 1934 Valvestino, oggi suddiviso nei comuni di Valvestino e di Magasa, a quella di Brescia. Senza appello il giudizio espresso nel 1946 dal primo cittadino di Piedemonte. Si trattò di un provvedimento d'imperio del regime fascista che fu avvertito dalla totalità della popolazione come un'autentica ingiustizia. Una manifestazione unitaria per la salvaguardia dell'autonomia amministrativa della provincia di Trento non poteva non vedere massicciamente coinvolto il mondo contadino in tutte le sue diverse realtà. Non vogliamo usurpare il lavoro degli storici, che anzi ringraziamo per le analisi approfondite che a ritmo sostenuto ci mettono a disposizione al fine di sottrarre il passato al mito o alle ricostruzioni di comodo. Ma pensiamo di aver titolo a intervenire perché il periodo più difficile in assoluto per il mondo rurale trentino è coinciso in età moderna con il secolo e mezzo di assenza di autonomia. Come diceva Don Lorenzo Guitti, il periodo in cui la miseria materiale era diffusa e da cui è stato possibile uscirne lentamente, con costi insopportabilmente alti come quello dell'emigrazione, ma anche con istituzioni e strutture come quelle del sistema cooperativistico, capace di dare risposte e speranze a questo mondo di serbi, che però nascondeva risorse culturali e sociali che attendevano solo di essere mobilitate. Il centralismo politico-amministrativo mai in nessun luogo ha avuto attenzione per i problemi economici e sociali dei più deboli, dei piccoli, e in Trentino non è mai esistito, anche per ragioni climatiche e orografiche, la grande proprietà terriera.